È tempo di sporcarci le mani! Di trincea! Porca miseria, siamo durati contro una scureggia. Posizioni difensive! Complimenti agli avversari. Riusciti a fregarci alla grande, anche se non l'hanno fatta esplodere, però. Cazzo! Difendete la posizione! Thank you.
I have an idiot. Muoversi! Ragazzi. Complimenti, Arnold. Servirebbero dei rinforzi. Stiamo vincendo! Forza, continuate! Attaccate! Au! Quella mitragliatrice è troppo buona, ragazzi, non va bene. Rispetto a quella che abbiamo noi. E per noi intendo noi italiani. Ah, non posso prendere l'assaltatore, no, tutti assaltatori.
voce. Questa non è la trombetta, ma qua non ci stanno le scuole. Mi sa che è andata. Sto ricaricando, ragazzi! Ricarico! Addio, armeria. O caserma, quello che sei. Guardate questo settore! Avanti, dateci dentro! Ok, i generi stanno iniziando a preparare il campo. Ah! Mazza, l'hanno individuato bene. Praticamente il primo fianco che crolla è il sinistro. Quello un po' più difficile da difendere. Cosa succede? Ah, smettila di saltellare. Per salire un gradino fai tutta questa malfida. Ok, dopo un'attenta ispezione posso dire che questa è una postazione di tiro di merda. Andiamo avanti. Anche stare qua in campo aperto è una postazione di merda, a suo modo. Lift, non rompere il cazzo. Cazzo. Fianco sinistro preso. Drift, ti ricordi la storia di non rompere il cazzo, vero? Perfetto. È puzzissimo! Benvenuto! Dai, dalla merda con cui devo avere a che fare. Sto cazzo di... il controller che se ne va a sinistra. Spero seriamente di riuscirlo ad aggiustare, perché già non ce la faccio più.
Ciao. Capuzzissimo si è vendicato stavolta. Allora, quello che devo fare adesso io è venire fuori da qui, piazzarmi lungo l'altura, controllare la costa sinistra. Se riesco a fare quello, posso fare abbastanza kill da mettere, non dico in difficoltà il nemico, ma almeno ridurgli di molto il contatore. Però questa strategia è un difetto, non potrò intervenire. Game, non potrò intervenire attivamente nel caso si attivi la carica, nel caso inizi a tentare di prendere la bandiera. Drift, che palla, non rompere il cazzo. Fermo, porca puttana. Dategli addosso! Ora! Fidarmi dei miei compagni quanto riguarda la bomba, per il resto qua è compito mio per fermare tutti quelli che cercheranno di arrivare alla punto A. Ricarica, imbecille, invece di andare a sinistra. Il nemico ci sta spingendo fuori da questo settore. God, ragazzi, ingiocabile così. Dio mio, non posso stare attaccato alla roccia perché il drift mi fa andare a sinistra, non posso stare in mezzo al campo. Che rottura di coglioni. L'unica cosa che posso dire.
Madonna, che difficile. Dai, stati fermo. Esplosione, non vedo un cazzo. Grazie, chiunque tu sia. Avanti, Savoia! Non ho visuale questo caso. Cago, che ci fai qui? Vai a difendere.
tiriamo di duro, ragazzi! Au! Positivo, almeno non stanno sparando proprio il mortale. Savoia! Io parlavo! Indossate le maschere! Maschere! Oh merda! Non si vede più un Kaiser. Che palle! Ah! Mi hanno letteralmente massacrato. Fermo, porca puttana. Laggiù, il nemico. Carica!
fatto che abbiano tutto questo gas a disposizione è così Sotterrateli! disturbante. Non l'hanno sparato poco fa. A meno che non hanno due ufficiali, forse è quello il motivo per cui. Ok, siamo fottuti. C'è di nuovo John Kay che gioca alla Conan. You fucking barbarian. C'è di buono che abbiamo distrutto la linea. Merda. Mandateli all'inferno, ragazzi! All'attacco! Seriamente che ci hanno fottuto la base. Andiamo duro, ragazzi! Esatto. Non ci arriverò mai lì. Però più ci sono i possibili da qui, vaffanculo. Come ho detto ragazzi, facciamo più danni possibile finché siamo vivi, poi vi si vedrà. Non ce la farò mai. Oh. Dovevate dargli una medaglia, altro che diserzione. Cacci vostri. Un modo per arrivare qua sopra. Ho ucciso il Grinch.
Well, we're screwed. Mi sa che dopo questa partita stacco, ragazzi. Abbiamo fatto 2 ore di live. Oltretutto inizio a non digerire più il controller che se ne va per i cazzi suoi. Quindi dopo questa ci becchiamo di nuovo domani. Ci ha provato Conan. Oh! Ho ucciso rubinetteria Anus. Savoia! C'è vergogna nella sconfitta, ragazzi!